400 caratterizzazioni nell'ultima settimana, il 100% riferibile alla variante Delta con 6 sottovarianti, ma ancora nessun caso della AY4.2, considerata potenzialmente più pericolosa dei ceppi circolati fino a questo momento. All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Puglia e la Basilicata prosegue l'attività di monitoraggio e sequenziamento dei campioni raccolti in regione sulle persone positive al Covid-19. Il timore per le nuove variazioni c'è sempre, ma finora i dati non destano preoccupazione. In Puglia, come nel resto d'Italia, i numeri della pandemia restano incoraggianti, con le curve in calo o quantomeno stabili sulla maggior parte degli indicatori e qualche piccola risalita registrata solo per alcune regioni. La crescita invece dei casi all'estero è più probabilmente ascrivibile all'allentamento delle misure di prevenzione in concomitanza con percentuali più basse di immunizzazione da vaccino. Le rilevazioni di alcuni casi in Italia deve comunque portare ad avere cautela, senza però scatenare allarmi, spiega il responsabile del laboratorio di genetica dell'Istituto Zooprofilattico, Antonio Parisi. Abbiamo almeno 6 sottovarianti di questa variante Delta in Puglia e non abbiamo però questa variante che ci dava lei, che è la Y4.2, che è quella che sta preoccupando un po' altri paesi in Europa e che è stata già rilevata in alcune regioni italiane, soprattutto è stata identificata in Emilia-Romagna, nel Lazio, nel Veneto e sporadicamente in altre regioni. Ieri c'è stata una segnalazione anche in Campania, quindi è possibile che si affacci anche dalle nostre parti. Per invece arrivare alla situazione in generale, al momento la situazione è molto buona, non possiamo escludere evidentemente che questa circolazione ci sia, ma i casi gravi o le mortalità sono per fortuna limitate rispetto ai casi dell'anno scorso. Tenete conto che nell'ultimo mese sono stati sequenziati 6.000 genomi di questa variante, di cui 5.900 sono provenienti dall'Inghilterra, quindi è un po' come è successo per la variante inglese. Un altro elemento interessante riguarda il raffronto dei dati sulla diffusione delle varianti tra popolazione vaccinata e non. Nessun elemento induce a pensare che le varianti finora circolate, compresa la Delta, siano state in grado di bucare più facilmente la protezione dei vaccini. Non c'è una variante che diventa dominante perché riesce a circolare tra i vaccinati. Alcuni vaccinati rimangono contagiati, ma questo è nei numeri, non voglio dire, è una situazione assolutamente normale.